Benvenuti a questa nuova diretta. Oggi parleremo di tecnologia, dei vari sistemi che ci sono per restare in contatto con il mondo che è là fuori, con i nostri amici, i nostri familiari, insomma, un po' tutti quanti. Quindi io direi che abbiamo la sigla e poi vi spiego meglio che cosa voglio raccontarvi, ecco, e con chi lo faremo, ovviamente. Amici di Fanwick, oggi parliamo di app, di programmi per fare le video chat, le videochiamate, per fare i compleanni online, gli aperitivi. Adesso, cioè, che siamo in quarantena, abbiamo scoperto questo fantastico mondo. C'è chi magari lo conosceva già, chi lo utilizzava per fare le conferenze, quindi per appuntamenti di lavoro, c'è chi lo continua a utilizzare come strumento di lavoro per fare appunto ancora delle call oppure anche per lavorare come se uno si trovasse ancora in ufficio, tenendo quindi le finestre aperte di queste chat, ma veramente ce ne sono una quantità immensa e districarsi e capire qual è quella giusta per noi, che fa per noi, non è così semplice. Un po' di confusione c'è. Si passa da Hangout a WhatsApp, Skype, Zoom e poi c'è House Party e poi insomma WeChat. Ce ne sono veramente tantissime. Dipende un po' da quante persone si devono collegare in quell'incontro, che cosa ci volete fare, cosa dovete condividere, se file, se lo schermo, oppure anche dipende dall'età e dalla personalità della persona che è dall'altra parte. Quindi insomma probabilmente se devo chiamare mia nonna, forse non posso utilizzare una chat qualsiasi, ma ne devo utilizzare una un po' ad hoc, un po' più easy, un po' più facile, in modo tale che lei la possa utilizzare. Mia nonna ha 98 anni, va per i 99, ragazzi, ve lo voglio dire, quindi è già tanto se sa usare il cellulare ed è straordinaria, quindi preferisco chiamarla lì e poi eventualmente, insomma, spero di poterla abbracciare e vedere presto. Colgo l'occasione, gol nonna, baci, baci, ciao, ciao. Qualcuno poi le riferirà questo messaggio. E allora, benvenuti a tutti quanti. Quest'oggi parliamo quindi di chat e app per fare queste straordinarie chat e per vivere quindi la quarantena connessi con i nostri amici, i nostri familiari e chi più ne ha più ne mette. Tra l'altro, c'è un'app che si chiama Quarantine Chat che torna un po' ai primordi di quello che era internet e consente di incontrare persone. Ma parleremo di tutto questo insieme a Marco Scomparin di Peel Communication. Lui insomma, è la head PR di appunto Peel Communication, una società, un'azienda che si occupa di tecnologia, di comunicazione, di strategia, creatività e via discorrendo. E quindi chi meglio di lui ci può aiutare a districarci in questa marea pazzesca di app? Io alcune non le conoscevo proprio, ne ho scoperta un'altra, non mi ricordo neanche più il nome, proposta da una mia amica che vive all'estero e che la usa costantemente per lavoro. Migits, qualcosa del genere, non lo so, ha fatto tutto lei, ha creato un link, una cosa, vabbè, una roba molto complicata secondo me, però fighissima perché effettivamente è come una stanza virtuale che rimane lì a disposizione. Allora, io andrei a chiamare immediatamente il mio ospite. Benvenuti a tutti quelli che si sono collegati, così ci facciamo spiegare da Marco Scomparin come possiamo districarci nel mare delle app e delle varie chat che esistono? Vediamo un po'. Così, insomma, vi possiamo dare qualche consiglio. Pronto? Marco? Ciao. Ciao, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito ed essere qui in diretta con me su Eventi Roma Fan Week per questa puntata di Fan Week Quarantena. Grazie a voi per l'invito. Allora, Marco,
Come dicevo, tu sei Head PR di Peel Communication e quindi chi meglio di te ci può aiutare a districarci in questo straordinario mare di app, chat, video chat, di tutto di più che insomma abbiamo scoperto un po' in questa quarantena, perché alcuni magari le conoscevano, altri invece ci si sono trovati catapultati dentro per fare gli aperitivi online, per dire. Allora, sì, diciamo innanzitutto che ci sono due usi principali che vengono fatti di queste app. Solitamente venivano utilizzate per motivazioni più legate al business, adesso invece sono più legate all'happening, che come dice l'enciclopedia è quella forma d'arte contemporanea che non si focalizza tanto sull'oggetto dell'evento, ma tanto più sull'evento che si riesce a organizzare. E infatti se ci fai caso la maggior parte degli happening che vedo ultimamente pubblicati non hanno uno scopo definito, sono più che altro fatti per stare in compagnia e un po' anche per rincorrere quella che è la normalità che ovviamente abbiamo perso da quando la quarantena è cominciata. Dico, noi in Peel, noi siamo un'azienda 100% Google, quindi usiamo Hangout, che è particolarmente comodo perché ti permette anche di condividere lo schermo, quindi se devi fare una presentazione, devi, non so, proiettare dei dati, delle cose, questo ti permette di farlo in maniera molto comoda. Ovviamente è un'app a pagamento, ma c'è anche la versione gratuita che si chiama Meets e che abbiamo in ogni account Gmail che possiamo fare gratuitamente. Ma lo sai che forse è quella che ho citato prima, allora, ridimmi il nome. Meets, come incontri. Ok, Comunque sì. sì, allora è quella che appunto una mia amica all'estero utilizza molto per fare sia per questioni di lavoro, ma che invece appunto ha attivato per far incontrare me ed altre amiche che siamo sparse per l'Italia e quindi sentirci un po' più vicine. Ecco. Sì, il bello di Meet, di Google Hangout, è che tu mandi un link a qualunque persona che non necessariamente deve avere l'applicazione a pagamento e basti solamente te con il tuo account a creare un collegamento, una stanza virtuale alla quale le persone che sono invitate si possono inserirsi. Quindi di fatto noi lo mandiamo anche a dei clienti, loro magari non hanno Google Hangout, ma si collegano alla stanza che abbiamo creato noi. L'alternativa più famosa è quella di Skype. Certo. Che è molto classico, anche se ultimamente non prende molti consensi perché è limitato rispetto ad altre proposte che non sono strettamente legate al business. Un'altra, diciamo, app business è quella delle Webex, che però è strettamente professionale, è un sistema molto complesso, anche crittografato, quindi se ci sono dati sensibili è difficile, diciamo, hackerarlo, però è poco utilizzato, diciamo, a meno che tu non sia una grande corporate. Gli americani sono molto appassionati di Di Webex. E questo. invece per fare i nostri happening, ultimamente, vabbè, c'è Houseparty, che è interessantissimo, anche se a quanto pare ci sono dei problemi di privacy. Sì, non so se hai Ho letto, però sentito. è anche vero che ho letto che insomma l'azienda ha messo una taglia, diciamo così, perché pare che ci siano poi che sia stato diffuso un messaggio che è una bufala, a detta appunto dell'azienda, sul fatto che ci sia una trafugazione di dati, quindi ci sia un hackeraggio in corso nei confronti di Houseparty, per cui arriva un messaggio e ti dice lo dovete disinstallare perché ti prendono i contatti che hai sul computer, i dati sensibili e tutto. Loro dicono che non è così. Quindi hanno messo una super taglia di 1,5 milioni, mi sembra, per scoprire su chi riuscirà ad individuare appunto chi ha creato questa bufala. Poi staremo a vedere se effettivamente hanno ragione loro o la bufala è vera. Non lo so. Allora, diciamo che Houseparty è collegato a Facebook e Facebook, non facendoti pagare l'iscrizione al social network, fa i soldi con le inserzioni. E le inserzioni ovviamente Ti ti vengono propongono. proposte sulla base di quello che dici, sulla base delle scelte che fai. Quindi in effetti probabilmente qualche dato viene anche condiviso, però niente che non sia scritto sulle terms and condition quando lo scarichi. Poi sai, sempre. Io ogni Siamo tanto passo davanti ad Alexa, gli chiedo
Mi piacerebbe comprare un martello per vedere se dopo mi viene fuori su Amazon, però attualmente non è mai successo. Ecco, vedi? Però ecco, ci potrebbe stare, potrebbe uscire fuori. E tra l'altro, appunto, quando scaricate le varie app, leggetevi tutti i vari termini, perché magari anche nella scritta piccola piccola c'è, insomma, un qualcosa di importante che vi può tornare utile, e loro poi dicono: guardate, noi avevamo messo tutto online, c'era scritto tutto, voi avete detto di sì, e quindi siamo andati avanti. Ma come adesso stavo pensando a proposito delle varie app, Skype, eccetera. Tu giustamente dicevi ce ne sono alcune, no? Super usate per quanto riguarda il business, quindi negli ambienti di lavoro, altre più adatte magari, no? Appunto a fare delle chat per degli happening, per degli appuntamenti. C'è il caso di Zoom che insomma ha avuto un incremento perché fondamentalmente prima era molto nota appunto per essere utilizzata dalle aziende, adesso insomma è alla ribalta di tutti quanti, no? Sì, allora, Zoom è un'applicazione che può essere utilizzata anche gratuitamente con una call fino a 40 minuti, mentre la versione a pagamento, che mi pare costi 150 euro al mese, ti permette di fare chat continue finché vuoi. La cosa bella è che ti permette di avere fino a 100 persone collegate contemporaneamente nella stessa stanza e puoi vederne fino a 20 nella stessa schermata. Quindi il problema che adesso è sorto è che per quanto noi facciamo gli aperitivi tutti insieme su House Party piuttosto che su Skype, non riesci mai a vedere tutti perché dai priorità a quelli che parlano, mentre quelli che sono in silenzio vengono nascosti anche per Certo. motivi legati allo spazio, visto che usiamo quasi tutti i telefoni, a vedere le facce microscopiche non avrebbe quasi senso. E invece Zoom le fa girare in continuazione, ma comunque ti permette di vederne fino a 20. Tra l'altro ti segnalo anche un trend che è in crescita, il ritorno all'uso del computer, proprio perché poi il telefono ti serve per riprendere, per fare una foto a tutte le facce che sono in chat. Molti sono tornati a utilizzare il computer per fare queste video call, al fine di poter utilizzare il cellulare per fare contenuti su Instagram piuttosto che su altre app. E Quindi quindi questo è interessante. io sono tornata al computer involontariamente, cioè, ma più per praticità, anche perché lo schermo è più grande, ci vedo meglio, e quindi vedevo, ho utilizzato effettivamente, l'ho Certo. utilizzato e ho scansato insomma, il cellulare effettivamente sì, WhatsApp per fare delle videochiamate è comodo, però insomma, se sei in pochi o se sei in di più, oggettivamente mi piace di più il computer. Difficile. Tra l'altro ti segnalo anche un ultimo ritorno alle origini, che è un trend interessante da analizzare, che ultimamente sta prendendo piede, che è quello di 40 in chat. In effetti è proprio un ritorno agli esordi di internet. Adesso non so se tu ti ricordi, ma all'inizio di internet c'erano o gli internet caffè oppure la sera ti mettevi là, ti connettevi col 56K che faceva tutto quel rumore prima di connettersi e alla fine ti mettevi a chattare con perfetti sconosciuti, non c'era questa tematica. Poi un po' alla volta ha iniziato a selezionarli per localizzazione, interessi e altre cose, ma c'erano queste room chat dove tu entravi e parlavi di cibo, di moda, di qualsiasi cosa. Adesso c'è questa quarantina in chat che praticamente ti metti in collegamento con una persona a caso dall'altra parte del mondo e ti permette poi di fare amicizia e di vedere un po' cosa succede, no? Quindi è molto interessante perché in questo caso chi soffre di solitudine perché magari è chiuso in casa, non so, da settimane, da solo, ed è stufo di ricevere la chiamata della mamma e basta la sera, questa app ti mette in contatto con qualcuno, poi ovviamente vedremo noi se potrà, non so, succedere qualcosa con questa persona o se invece ci disconnetteremo e la cambieremo. Però è molto carino, in effetti, perché oggettivamente è vero, no? Tutte queste app che abbiamo citato anche prima, tutte le varie, i vari sistemi di comunicazione ti permettono di metterti in contatto con persone che tu già conosci. Però oggettivamente quello che può mancare è la voglia di incontrare qualcun altro, conoscere qualcun altro, quindi mantenere una certa socialità, no? Che poteva essere quella che avevamo prima. Quindi quarantena
Secondo me in questo momento potrebbe essere molto, molto interessante, e poi forse dopo, insomma, ecco, preferirei tornare ai vecchi sistemi di usciamo, incontriamoci, speriamo di poter tornare a quel sistema lì. Però Speriamo sì. mi incuriosisce, c'è Alessandra che chiede, dice, ma con tutti che fanno streaming dirette su Instagram, Facebook e tutti quanti i vari social, non c'è il rischio che poi le persone si stufino e abbandonino un po' tutte le piattaforme? Guarda, secondo me la natura umana di base ci mette in condizione di voler socializzare. Il modo in cui lo facciamo cambia a seconda delle mode, del mood, di quello che ci dice lo Stato. Adesso dobbiamo chiuderci in casa e quindi troviamo questi stratagemmi, Certo. altrimenti la gente va fuori, esce, va in discoteca. Io ho amici che vanno in discoteca da soli perché così fanno amicizia, se vanno in gruppo stanno con gli amici e basta. Ognuno poi si fa le sue regole. Forse i social magari non satureranno quelli che utilizziamo oggi, ma domani ne usciranno altri. Basta vedere TikTok, fino all'anno scorso nessuno sapeva neanche cos'era, a parte che si chiamava Musical.ly. Adesso invece è un vero e proprio trend. Sì, Quindi sì, sai, sì. magari domani Instagram chiuderà, però ce ne sarà un altro. Sì, insomma, alla fin fine internet e la possibilità appunto dei social è proprio questa, no? Di ricrearsi, rigenerarsi, modificarsi e andare un po' ad assecondare anche quelli che sono gli interessi del pubblico. Marta invece chiede una cosa molto interessante perché effettivamente poi noi parliamo di tutte queste app dando per scontato che tutti sappiano utilizzare, no? Le varie tecnologie, ma se uno volesse chattare, parlare, mettersi in contatto con i nonni, che magari sono un po' più grandini, ovviamente, e quindi hanno un po' più di difficoltà nel districarsi nel mare magnum di queste applicazioni, ce n'è una un po' più semplice, oppure come possiamo fare a spiegare, come utilizzare queste piattaforme? Questa è una bella domanda. Allora, posto che il telefono ce l'abbiamo ancora tutti ed è il mezzo più utilizzato, che utilizzare non si sbaglia mai, Certo. anche se ovviamente pecca del fatto che non ci si può vedere in faccia, tutti i programmi richiedono un minimo di applicazione, cioè per tutti è proprio il minimo. Ce ne sono alcuni più complessi, potrebbe essere Skype che ti obbliga ad avere un account, oppure Google, però ce ne sono altri come Houseparty o Zoom, dove in realtà tu ti inserisci all'interno di una room dove hai il tuo codice, metti il tuo nome ed entri. Quindi Un poi. minimo bisogna istruirli, diciamo. Però ci sono anche nonni molto tecnologici, eh. Sì, Non. poi dipende anche un po' dalle fasce. Ora io penso alla mia, che siccome è del 1921, già il fatto che lei sappia utilizzare il cellulare, questa cosa è straordinaria, perché insomma, e quindi va bene così, lei telefona col cellulare, mi chiama con quello e va benissimo, però spiegarle magari un WhatsApp, come si fa a fare una videochiamata su WhatsApp, non Un po' abbiamo challenge. provato, ma però oggettivamente poi insomma, ecco, ci sono nonni, diciamo, più giovani che in realtà sono super tecnologici, che insomma mi piacciono tantissimo, ecco, perché li vedo che stanno al passo con i nipoti e con i tempi. Sì, io ho un amico che ha il nonno su Instagram, che ovviamente ha un sacco di follower perché tutti noi lo seguiamo, e ci Sì. commenta, quindi noi ogni tanto quando mettiamo una foto aspettiamo il commento del nonno del mio amico Andrea perché sappiamo che è molto attivo nei commenti di tutte le nostre foto ed è molto simpatico, è bellissimo. È fighissima questa cosa. Senti, ma se uno dovesse fare un compleanno online, tu quale applicazione consiglieresti? Allora, se ci tengo a vedere più persone possibili e voglio un compleanno che non duri più di 40 minuti, userei Zoom. Altrimenti ce n'è un altro che si chiama Microsoft Teams come squadre, che permette una video call fino a 300 utenti contemporaneamente. Ed è quello anche che si collega al pacchetto Office, quindi praticamente È incredibile. molte persone è facile che ce l'abbiano. Ecco, ma la creazione, no? La possibilità di creare delle chat multiple con tantissime persone, così. Cioè,
Non c'è anche il fatto di creare delle stanze virtuali che rimangono lì. Se tu hai il link, tu ci accedi, no? Se tu non hai il link, magari non sai che esiste quella stanza con quel nome. Però in realtà, volendo, se io, cioè, facendo un po' di tentativi, potrei anche provare a entrare in una stanza dove non sono stata invitata, oppure no? Sto pensando Allora, su adesso. House Party sì, ci sono delle stanze aperte, delle stanze chiuse, in alcune stanze, cioè se vogliamo fare una chat io, te e un'altra persona, creiamo una stanza e la chiudiamo, quindi la gente se vuole inserirsi deve chiederci l'accesso, noi Ok. siamo liberi di darglielo oppure no. Negli altri programmi invece funziona più one to one, quindi solo chi ha il link. Chi è stato quindi invitato ufficialmente può partecipare. È per questo che era interessante quarantare in chat, perché va un po' oltre questa cosa del io chiamo te. Diciamo che fino ad adesso si era un po' persa questa cosa, era impensabile mettersi a chattare con gli sconosciuti. Poi magari su Facebook e su Instagram trovi una persona che fa delle foto interessanti, dice delle cose che ti colpiscono e quindi magari le o gli scrivi per approfondire. Certo. Però di base la verità è che adesso, a prescindere da dove siamo, da che lavoro facciamo, da come ci stiamo vivendo questa situazione, passa tantissimo il concetto che per quanto lontani e diversi stiamo tutti vivendo la stessa incredibile esperienza della pandemia e in qualche modo vogliamo ritrovare la nostra normalità, che è quella di andare al bar, vedere una persona seduta su un tavolo e farci amicizia, che è una Esatto, cosa che ovviamente certo. adesso manca. Certo, no, mi incuriosiva appunto la questione se uno è un po' tutelato, un po' di privacy oppure no. Mi viene in mente che quarantena alla fin fine un po' mi ricorda i siti quelli di incontri, no? Dove tu puoi andare, incontrare persone e parlare, innanzitutto conoscerle virtualmente, con la differenza appunto che è una chat aperta e non obbligatoriamente, no? Finalizzata a un incontro poi vero e proprio. Comunque, cioè, mi piace il concetto di quarantena. Mi sembra più un stile bar, ecco, Guarda, effettivamente. hai detto una cosa giustissima, infatti se ci fai caso, una cosa simile aveva fatto anche Chatroulette, che all'inizio si poneva come compito sociale, diciamo, quello di far imparare le lingue straniere alle persone. Non so se ci sei mai stata No, su Chatroulette, poi no. tragicamente è caduta in altri tipi di contenuti, Ecco. però inizialmente, diciamo, l'intento era più che nobile ed è il concetto è lo stesso. Ecco, senti, un'altra utente, Sara, qui va più sullo specifico e ci chiede una cosa riguardante WhatsApp, perché dice innanzitutto, ma si può fare le video chat da WhatsApp tramite il computer? E soprattutto dice, perché dopo che ho fatto la sincronizzazione con l'IQ, il codice IQ, io non riesco più a vedere le conversazioni? Allora, le call e le video call tramite WhatsApp possono essere fatte solo tramite mobile, mentre tutti gli applicativi come i web browser o le app che puoi scaricare per il computer non lo permettono. Ecco. Per quanto riguarda invece il QR code, nell'app che tu hai sul telefono puoi vedere tutti i dispositivi che sono autorizzati a visualizzare le tue conversazioni su un computer. Quindi, che ne so, io ho il computer del lavoro, il computer personale. Se domani il mio computer lo do a un collega perché a me ne arriva uno nuovo, devo disconnettere dall'app l'abilitazione a vedere la conversazione. Quindi, se uno andrà su web.whatsapp.com, non potrà più leggere le mie conversazioni perché sarà stato disabilitato dalla mia app. Questo era un discorso un po' a medio livello come difficoltà. Però di fatto ti consiglio, Sara, di cancellare l'abilitazione e poi di rifarlo da capo. A volte basta solo fare così. Ecco, speriamo di essere stati d'aiuto a Sara. Effettivamente è un peccato che WhatsApp non lo si possa utilizzare per fare le videochiamate appunto dal computer. Accetteremo comunque quelle dal cellulare. Poi oggi ne abbiamo parlato veramente di tantissime soluzioni alternative per fare videochiamate e per rimanere quindi connessi con i nostri amici e con le persone che ci stanno intorno. E perché no, magari appunto scoprirne di nuovi di amici. Con Quarantine Chat. Marco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con me, per essere stato d'aiuto anche ai nostri utenti, insomma, aver fatto chiarezza in questo mare di connessioni. Grazie a te, Elena, E per poi avermi magari invitato.
E poi magari ci risentiremo, insomma, per vedere un po' come va a finire questa storia di house party, perché ora io sono D'accordo. curiosa. Sono anche bravo a fare il ciambellone al forno, nel caso. Oh, allora va bene, quindi ti chiamo anche per la ricetta, perché abbiamo parlato di Faccio la cucina. ricetta della nonna. Le ricette della nonna sono sempre le migliori, ragazzi. Io lo so, uso quelle di mia mamma e di mia nonna che modificano quelle dei libri di cucina e sono molto più buone. È sempre così, è sempre così. Marco, ancora grazie, buona giornata e poi ci sentiamo presto. D'accordo, grazie a te, ciao. Ciao! Presto, ciao. Come avete visto, insomma, ci sono tantissime soluzioni, tantissime possibilità per rimanere in contatto e in connessione con le persone a cui vogliamo bene, ma appunto, quaranta in chat è un caso interessante per conoscere nuove persone, parlare con nuove persone, insomma, che stanno comunque vivendo la nostra stessa situazione e magari si trovano veramente dall'altra parte del globo. Quindi fate la vostra scelta, che sia Hangout, WhatsApp, Zoom, Skype, WhatsApp, WeChat, quello che volete, create le vostre connessioni, sentite i vostri amici, i vostri parenti, le persone a cui volete bene, fategli sapere che insomma li pensate e fate un brindisi con loro, magari. Adesso va tantissimo questa cosa, no? Di fare gli aperitivi online, i compleanni a sorpresa. Io ho amici anche che cenano online, cioè ho un'amica che sta all'estero che cena a volte magari con la sua famiglia online, così si vedono e si fanno compagnia. Insomma, il mare delle possibilità è vastissimo. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Domani torniamo con un altro appuntamento e un'altra puntata. Rimarremo sempre nel tema tecnologico. Speriamo di esservi stati di aiuto, di avervi portato un po' di leggerezza in questa giornata. Vi ringrazio per essere stati con me. Io metto la sigla e vi do appuntamento a domani alle 3 e su Eventi Roma Fan Week. Baci, ciao a tutti! A domani!